giorno, 6:30. Ieri alla fine la febbre è salita tanto, quindi poi non ho più bloccato niente. È stato male. Febbre 39, ho vomitato. Alla fine mi hanno dato la spondina per metterlo vicino a me, perché stanotte poi è scesa, non è ancora risalita. Speriamo bene. Stasera ci sono, stanotte abbiamo dormito, ci siamo riposati, perché poi stando nel letto mio insieme abbiamo dormito di più. Oh, ieri ho finito tutti i spicci della macchinetta per il caffè che ho preso durante la giornata, quindi stamattina sono pronto e a capo e sto aspettando l'orzo che mi dà l'ospedale e mangiare la pastina che mi ha portato ieri il mio fidanzato. Giorno 3, speriamo sia l'ultimo. Vi starete chiedendo perché sposo il mio futuro marito? Perché sta arrivando, sta passando un attimo per lasciarmi degli spiccioli, cioè è sceso da mezz'ora prima, sta andando a cambiare dei soldi per procurarsi delle monete per poi venire qui a portarmeli, perché ieri non è passato perché alla fine me li ha portati mia mamma, è venuta più tardi verso le 9 e ha detto no, vado ora, così almeno puoi fare colazione e bere il caffè insieme al cornetto e, invece che quell'orzo schifoso. Quindi da 10 minuti arriva il papi, lui ancora dorme. È passata l'infermiera, non so se ve l'ho detto, febbre a 37,1. Penso se aspettasse che era sotto i 37, non è febbre, 37,1. Sotto i 37 e mezzo non è febbre, ma ha scosso un po' la testa, ha fatto 37,1, quindi sicuramente risalirà, vediamo più tardi, penso io la rimisurino tra un paio d'ore. E quindi niente, la mia ipotesi è che anche oggi non torniamo a casa è sempre più certa per me, però ancora non mi hanno detto niente, però sinceramente, se mi mandano a casa di nuovo col bambino a 39, vado a Meyer. Abbiamo deciso che si fa così. Lato positivo, troviamo il lato positivo. Sono un po' viziata quando sono in ospedale. Caffè macchiato, mi sono presa la macchinetta e questa pastina deve essere buona. Sono le 8, io sembro una scappata di casa, parlo piano perché raga ancora lei dorme, magari avvicino la telecamera e dopo quando vado a editare il vlog magari alzo il volume, perdonatemi. Ho mandato via ora le infermiere, io penso, cioè ieri sera avevo la febbre 39, comunque per me vogliono stringere e accorciare i tempi per farmi mandare a casa. Non so se sia tanto normale, in quanto ieri sera stavo ancora da cani, infatti come vi ho detto poi non ho più vloggato niente, ha vomitato e aveva ancora la febbre a 39 hanno anticipato la puntura e per me infatti mi vogliono mandare a casa. Vediamo, se ieri sera la febbre comunque mi mandano a casa,
Non lo so, comunque la puntura è più potente in teoria della somministrazione d'antibiotico, cioè via orale, ecco, più forte, l'intramuscolare. E sinceramente, dopo 3 punture, se la febbre sale ancora non è normale, quindi penso che abbiamo già detto con il mio compagno che stasera andiamo al Maier, perché per me non è normale. Poi se c'è qualcuno di competente che magari mi sta guardando, se mi può dire qualcosa, perché è da domenica che questo bambino ha la febbre, siamo a giovedì e ancora ha la febbre a 39. Non lo so, aspetterò il pediatra che faccia il controllo e vediamo un po' cosa mi dicono. Comunque, in tutto ciò, io guardate, solitamente a casa Massimo alle 9 si sveglia, l'ho mandati via. Io ho detto che quando poi insomma si sveglia con calma gli faccio fare la puntura, perché dorme veramente tanto beato, perché per appunto nel letto con me. Infatti mi sono rimessa qui vicino a lui proprio per farlo riposare, perché sono stati comunque dei giorni stressanti e ha bisogno di recuperare. E boh, non so cosa pensare. Sinceramente, farmi, cioè, tornare a casa con lui che sta ancora male non mi rende tranquilla. Mi spaventa, tra virgolette, anche se il Maier ovviamente straparlato bene, ma non ce l'ho dietro casa come qui, che magari, non so, può passare mia mamma a trovarmi, mia suocera e il papà. Per qualsiasi cosa, non lo so, devo un attimo riflettere bene. Intanto ho preso un contatto del Maier. Se mai prima gli faccio un colpo di telefono, sento un po' cosa mi dice. Cioè, prima aspetto di parlare con il pediatra di turno stamani, vediamo cosa mi dice. E poi chiamerò questo contatto del Maier. Sì, però così. Vorrei andarmi a lavare la faccia e i denti, ma non posso lasciare. Ormai aspetto mia mamma che è andata, ha portato Samuele a scuola per l'appunto, sono le 8 e quasi e mezza, passa alla Coop a prendermi qualcosa per il pranzo, perché comunque pranzerò qui sicuro, non si sa nel pomeriggio che fine faremo, però il pranzo è sicuro che sono qua. E vieni qua, quindi a sto punto penso venga verso le 9, 9 e mezza, penso che aspetterò l'arrivo di mia mamma per andarmi a dare una sistemata, o magari si sveglia anche direttamente, non mi va di lasciarlo nel lettino che da solo, penso che cioè, ho proprio bisogno di una doccia completa, soprattutto per quanto riguarda i capelli, perché raga, non ho la doccia, non posso uscire dall'ospedale perché io sono tamponata, ho fatto il tampone Covid insieme a Lego, non so se ve l'avevo detto, e quindi mi sto lavando a pezzi in bagno, quindi al lavandino e nel bidet, quindi faccio certi lacchetti per lavarmi e mi lavo la mattina e la sera. E ho bisogno di rinfrescare un pochettino, ma ho bisogno anche di fare una doccia. Ora vediamo po'. E volevo chiedere se magari la faccenda si può allungare di qualche giorno, se magari mi possono in caso mandare a, non penso, ecco, voglio essere fiduciosa che Massimo domani poi andiamo a casa. Così non fosse, voglio chiedere se posso andare a casa a fare una doccia o uno shampoo al volo per poi tornare magari approfittare dell'ora del passo, non lo so, devo capire un attimino. Ma no, no, non ci sarà bisogno.
perché domani Federica siamo a casa, lei oggi risponderà bene all'antibiotico, starà bene, guarisce, sta dormendo, si sta riposando, sta riprendendo le forze. Bobolino si è svegliato e ora aspettiamo la dottoressa per la punturina. Ma è mamma? E dici mamma? 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 Dov'è? Ahia! Sta risalendo la febbre, ora stiamo mangiando. Sono arrivati degli esami più specifici delle urine e no senso, positivo. Non ci capisco più niente, penso che mi abbiano quindi detto che non è una stronzata per quanto riguarda la forma virale, giusto per magari aggrapparsi nel caso in cui non avrebbero trovato la causa reale, proprio come la scorsa volta. Quindi sono dell'idea che è lo stesso batterio dell'altra volta. Non lo so. Perché l'altra volta questo esame specifico non l'avevano fatto, lo stick in questo caso è risultato comunque negativo, l'altra volta fecero lo stick e infatti il mio pediatra, che comunque mi ha mandato in day hospital a fare questo esame, già l'altra volta mi disse che avevano sbagliato e non hanno cercato quello che dovevano cercare e infatti ora penso proprio che i casi siano collegati, perché l'altra volta alla fine ci mandarono a casa ma non sapevano che cos'era questo batterio, quindi a stavolta quindi non è un virus ma anche questa volta è un batterio e credo sia lo stesso che l'altra volta non sono riusciti a mandare via. Ora non so, cioè in teoria hanno detto che comunque ci dimettono in giornata, non lo so, non sono tanto tranquilla, anche se sono felice di tornare a casa, ma comunque hanno impillottato mio figlio di antibiotico quando comunque mi avevano rotto il cazzo anche per aver dato la febbre, la tachipirina a mio figlio per la febbre 38,1 e ora mi vogliono mandare a casa dopo che ieri sera mio figlio ancora vomitava e aveva febbre alta. Amore. Papà. Ok, pappa finita. Il piccoletto oggi non sta piscettando. Lo vedo un po' meglio. Era 37,7, ma penso che non sta risalendo. Anche se l'antibiotico non era quello giusto, però magari va bene anche questo. Non lo so, cioè non ci capisco niente, ecco. Sono esaurita, sono mezza incazzata con quel personale dell'ospedale. Perché vi stavo dicendo che se non era per il mio pediatra, questo esame specifico non l'avrebbero mai fatto, non avrebbero mai trovato il batterio. E non so se ve l'ho detto, per me si è ripresentato, ecco. E il mio timore è tornare a casa in quanto il bambino comunque ancora ha febbre, anche al momento ha febbre, ora tra un po' penso ripassino a ricontrollarlo. Prima aveva 37,7, per l'appunto stava salendo. Abbiamo mangiato e siamo ancora qui in astenteria, che insomma diciamo sono i casi diciamo in osservazione, quelli di breve ricovero diciamo, e in teoria dovevamo già uscire stamattina, però ecco, boh, non lo so, qui ognuno mi dice una cosa diversa e sono un po' stanca. Sono stanca mentalmente perché capisco la difficoltà comunque anche di pazienti così piccoli che non è facile trovare la giusta diagnosi e tutto. Ahia! Ma non lo so, via. Sono un po' amareggiata, ma sono un po' amareggiata. Anche perché non lo so, non so neanche quello che sto dicendo. Ora stiamo aspettando, si chiama Lan. Antibiogramma, per capire se l'antibiotico che insomma giusto che se lo può prendere insomma anche aia, Leo mi stai uccidendo
via orale, si può tornare a casa anche con la febbre, anche se sta male, insomma, fare la cura a casa. E sì, mamma, un po' di vita. Oltretutto non so se segnalare la mancanza di pipì nel pannolino. Sto cambiando pannolini vuoti praticamente. Bene, comunque. Noi per oggi vi salutiamo. Questo è stato il nostro giorno 3 oggi, quindi aspetteremo questi risultati. E quindi cercherò di mobilitare qualcosa, quindi preferisco staccare qui il vlog, che sono un po' amareggiata e incazzata, quindi vi ripeterò le stesse cose. Quindi ora faccio tranquillizzare il pupo, gli faccio misurare la temperatura, aspettiamo questi esami, capiamo, gli fa morire, quindi vi salutiamo.